Dai, forza, forza, cucinato a freddo come una volta. Ma ci fa andare più forte in maratona. Qua fa correre il doppio, quasi doppio, 90% in più. 7 km, 9 contrade, 5 atleti per ogni contrada, un circuito nervoso, la vera festa della velocità, questo è il racconto del Palio di Monselice. Ma come al solito partiamo dall'inizio e ancora prima, come la tradizione, onora i vincitori. Ha qualche consiglio per correre più forte l'anno prossimo? Penso di tornare. Guarda, venire in contrada a San Martino, vedrai che vinci. Domenica mattina è iniziata molto bene, non so se per l'orario oppure per la caratteristica della gara, però in effetti ero leggermente nervoso. Diciamo che non sono in formissima, l'anno scorso arrivai secondo alla mezza maratona di Parma, oggi non sono in grado di fare una cosa di questo tipo, vediamo come mi comporterò in questa gara, però prima stamattina chiaramente facciamo la nostra oretta di corsa, perché poi mi dovrà mettere in macchina, 3 ore di viaggio non sono così scontate. Giulia, sto andando a Monselice, sei sicura di non voler venire con me e con il coniglio? Però buona fortuna. Cosa gli dai da mangiare al coniglio oggi? Niente, si mangia erba H24. Ho fatto velocemente il pieno perché comunque ho visto che sono 300 km di distanza, quindi giustamente non mi volevo fermare, spero di arrivare puntuale, comunque ci vediamo tra qualche minuto. Appena arrivato ho voluto verificare con Federico, nostro manager e podista amatore molto evoluto, ma in questo momento infortunato, quali erano le caratteristiche della gara. Adesso chiedo al carissimo manager Federico come funziona oggi. Beh, oggi sarà una gara impostata su 5 giri da 1400 metri e ogni giro sarà percorso da ogni atleta di età diverse, da tutte le 9 le contrade. E insomma, speriamo di fare un buon risultato. E come da previsioni ho facilmente familiarizzato con tutti gli atleti, i miei compagni di squadra. Come ci vedi? Bene. Come squadra? Bene. Abbiamo detto che siete tutti abbastanza bravi. Io non corro da 30 anni. Nicolò, ma non sei stanco dopo ieri sera? Ah, mi ho fatto le ore piccole, però dai, speriamo di aver recuperato bene. Ma quanto hai fatto? 17 km con 400 di dislivello. Sei pronta oggi pomeriggio? Prontissima. Mi sembra che siamo davvero un ottimo team, secondo me siamo i migliori. Sicuramente, non ci sono dubbi. Il riscaldamento poi ha cementato lo spirito di gruppo. Stiamo esplorando il percorso, sembra che Nicolò sia molto contento perché è più un trail che un 1500. No, un 1500 è cattivo, si chiama, quindi c'è un buon sperante. Ma come si fa a cambiare direzione qua? Perché comunque, vabbè, adesso sulla pista ciclabile è facile, però di là al ponte c'è l'erba, c'è tutto. Cercare di arrivare morbidi, non a tutta, per non imballarsi le gambe. E poi poter ridanzare in maniera progressiva. Alvise, corri sempre i 1500? No, corro anche gli 8 qualche volta. Ma 1500 li ho provati 2 giorni fa, 3. Quindi che suggerimento potresti dare a noi invece che siamo per le lunghe distanze? Di spingere il più possibile. Ma quindi sei l'ultima a partire? Io, sì, a quanto pare sì. Forza tutta.
come imposterai la gara? Vediamo come siamo messi, ma bisogna correre forte da subito. Poi la gara è stata qualcosa di emozionante con tantissimi atleti amatori evoluti. Ma perché non siamo venuti assieme in auto? Avrebbe fatto piacere venire con te in macchina. Comunque vabbè, dai, allora, come gara è sempre spettacolare. Com'è andata oggi? Dopo un lungo periodo di infortunio siamo rientrati sì, abbastanza alla grande. Sono soddisfatto. Ovviamente eri davanti, grandissimo, complimenti. Sì, al secondo frazionista ho cercato di dare il massimo per avere un po' più di vantaggio per gli altri di squadra. Comunque sì, è andata proprio bene. Michele, com'è andata la gara? Ciao, benissimo la gara, siamo arrivati terzi a podio. Bene, e la tua? La mia bene, dai, ho fatto il terzo tempo, ma comunque avevo mantenuto la posizione e insomma dai, da non specialista di 1500 va bene, dai. La nostra squadra ha fatto davvero bene, a 4 minuti dallo sparo ho ricevuto da Nicolò il testimone e ho cercato di dare tutta, sapendo comunque che la mia caviglia era ancora leggermente infortunata, almeno dal punto di vista mentale. Chiaramente ho corso da solo, ma tutto sommato all'arrivo ero davvero soddisfatto. Com'è andata, Massi? È andata bene, ho corso bene, dai. Percorso duro? Percorso è duro, però si riesce a gestire abbastanza bene, perché secondo me è davvero ben pensato, comunque le staffette non si sanno una dalle altre. Poi Valentina, Alvise e Matilde hanno fatto davvero bene e ho ammirato a distanza il loro passo felpato. Vai, 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 vai! E voi vi chiederete, ma con quali scarpe ho corso? E sicuramente non sono l'unico che si è posto questa domanda. Ma con che scarpe devo correre? Quelle bellissime che hai su, direi che sono perfette. Fede, ma se uso un paio di scarpe nuove va bene oppure mi squalifichi? No, non ti squalifichiamo, anzi solo per oggi quelle scarpe lì sono fantastiche, le ho provate anch'io, sono velocissime. Ovviamente ho già fatto la recensione, ma questo è un altro modello, però quelle nere non mi sembrava il caso di usarle oggi. No, le ho provate sono a 10 km, comunque sono molto veloci come scarpe reattive. Consigliate. Ma sei ingrassato? Forse un chiletto sì, perché sono fermo da qualche settimana per un piccolo infortunio, però ripartiremo tra qualche giorno. Secondo me ti snellisce Instagram, perché ti pensavo più male. Può essere, siamo poco fotogenici. Hai corso con le scarpe giuste oggi? Ma Sofientini non è d'accordo, però alla fine me l'ha detto lui che scarpe mettere, quindi sono arrivato dopo, ma solamente perché avevo le scarpe. No, erano giuste, perché nei cambi di direzione le Takumi Sen 8 sono secondo me le migliori. La giornata poi si è chiusa con la visita del castello di Monselice. Andrea, ti è dispiaciuto non vincere oggi? Noi milani ci teniamo tanto. Noi milani siamo vincenti, comunque è stata una bellissima gara e ci rifaremo sicuramente il prossimo anno con Massi presente. Io sarò presente, poi soprattutto la caviglia migliorerà e mi allenerò sui 1500. Comunque sono andato discretamente, per i miei standard secondo me ho dato a 50 anni quello che serviva. Vi ringrazio di essere venuti, ringrazio Max, lo aspettiamo anche l'anno prossimo e sono contento, spero che questa gara vi sia piaciuta. Grazie, ci vediamo l'anno prossimo, stay strong, keep running, ciao, alla prossima. Vai, 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 Matilde, vai! Occhio al cestino!